Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella di mele, pere, noci e cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, olio di semi di girasole, acqua, pere tagliate a fettine sottili, mela tagliata a fettine sottili, noci, cannella, succo di limone, aroma di mandorle, lievito per dolci, vanillina, sale e zucchero di canna. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cannella e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 10. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere un cucchiaio di zucchero sopra le pere e le mele che abbiamo già tagliato a fette. Posizioniamo la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero, le uova. E l'aroma di mandorle. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 8 minuti a velocità 4. Aggiungiamo adesso l'acqua. L'olio, riposizioniamo il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 4. Rimuoviamo la farfalla dalle lame. Versiamo la farina e il lievito, la vanillina e un pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto. A velocità 5. Aggiungiamo le noci che abbiamo tritato grossolanamente e una parte di mele e pere che avevamo messo da parte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per 30 secondi, antiorario, velocità 3. Trasferiamo il composto in uno stampo per ciambelle che abbiamo precedentemente imburrato. Mettiamo adesso le fettine di mele e pera messe da parte. Spolverizziamo con lo zucchero di canna. Aggiungiamo cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella di mele, pere, noci e cannella. Grazie e alla prossima ricetta!